Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati. Fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra oggi la solennità dell'Ascensione del Signore, una festa molto importante e su cui è bene riflettere per comprenderne almeno alcuni dei molti significati che questa festa ha. Anzitutto rappresenta il compimento ultimo del mistero pasquale, cioè l'esito ultimo della vicenda del figlio di Dio fatto uomo sulla terra. Diviene uomo come noi, i 30 anni di vita nascosta, i 3 anni di vita pubblica, la passione, la morte, la risurrezione per la nostra redenzione. Oggi, l'abbiamo sentito nel primo lettore del Vangelo, ascende al cielo, cioè toglie la sua visibilità, diciamo così, fisica come uomo dalla nostra presenza, porta la natura umana che aveva assunto il Redento dentro il seno della Santissima Trinità e inaugura il tempo dove la sua presenza continua sulla terra diversamente. La prima cosa da tenere presente è che Gesù non ci ha lasciati da soli, non ci ha abbandonati, dice, se n'è andato lassù e a noi ci ha lasciato qua giù. No, come la presenza del Figlio di Dio, anche quando era uomo, era una presenza ammantata di mistero, perché, come ho già detto diverse volte, nel poco tempo che sono stato qui, chi incontrava Gesù quando camminava sulla terra, non pensiamo che immediatamente credesse che fosse il Figlio di Dio, perché se tutti ci avessero creduto, nessuno l'avrebbe messo in croce. Quindi, dietro l'umanità di Gesù, ha sempre insegnato la Chiesa, i maestri di spirito, si nascondeva la sua divinità, non era percepibile, non era visibile. Quindi è vero che Gesù disse nel Vangelo: chi ha visto me ha visto il Padre, ma non nel senso che era assolutamente certo e convinto che Gesù era Dio, altrimenti la fede non servirebbe più. Quindi questo non toglie, questo perché vi dico questo? Perché cessata la presenza visibile nelle sue sembianze umane di Gesù, perché adesso Gesù nelle sue sembianze umane, come diremo tra poco nel cielo, salì al cielo, siede alla destra del Padre. Quindi le fattezze umane di Gesù sono nella Santissima Trinità, al cielo, non sono più visibili sulla terra. E dove è rimasto? Se chiedessi voi, dove lo posso incontrare adesso Gesù? Dove lo posso vedere Gesù? Dove posso entrare in contatto reale con Lui? Contatto non molto differente da quando lui era presente sulla terra, anzi in alcuni casi quasi per niente differente. E qualcuno che lo sa, perché ci sono vari livelli, dal più importante al meno importante. Dov'è presente Gesù? Numero uno, il più importante di tutti. Gesù è presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Adesso troverete scritto sul bollettino di questa settimana che con l'inizio del mese di giugno, proprio in ottemperanza a un desiderio del Sacro Cuore di Gesù, che chiese il giovedì sera un'ora santa di adorazione, ci sarà ogni giovedì sera, tutti i giovedì, un po' più tardi del solito, alle ore 21, un'ora santa di adorazione. Stare davanti all'Eucaristia, questo è il magistero autentico della Chiesa, è esattamente stare dinanzi a Gesù in persona. L'Eucaristia non è un simbolo o un qualcosa di inanimato. San Tommaso d'Aquino, sapete che nel mese di giugno sarà anche la festa del Corpus Domini, diceva: guarda, che differenza c'è tra l'Eucaristia e Gesù con le sue membra fisiche? Diciamo, nelle membra fisiche di Gesù si nascondeva la divinità, si vedeva l'umanità. Nell'Eucaristia si nasconde la divinità e anche l'umanità, ma è sempre lo stesso Signore. Papa Paolo VI, quando in un momento in cui cominciavano a circolare dottrine un po' bislacche sull'Eucaristia, disse queste testuali parole nell'Enciclica Mysterium Fidei. Allora, l'unica differenza che c'è tra Gesù che oggi sappiamo salito alla destra del Padre e l'Eucaristia è questa, guarda, non è nessun'altra, cioè che in cielo Gesù occupa lo spazio attraverso le membra fisiche del suo corpo. Nell'Eucaristia occupa lo spazio attraverso le specie eucaristiche, sia che sia un'ostia consacrata così, sia che sia un frammento, un millimetro piccolo così, ma è sempre lo stesso Gesù, sempre. Quindi
entrare in contatto con Gesù Eucaristia, imparare a entrare in contatto con Gesù Eucaristia, significa entrare in contatto con Gesù non diversamente da quando stava sulla terra. L'unica differenza è che non lo vediamo con gli occhi e non ne sentiamo la voce con le orecchie. Ma se si impara a pregare davanti all'Eucaristia, ha voglia come si sente Gesù. Ecco perché, come sto cercando piano piano di abituarci tutti insieme, la Chiesa è il luogo di silenzio assoluto, perché per entrare in contatto con Gesù Eucaristia, per pregare con Lui, non sentendosi la voce reale, bisogna sentire la voce del cuore, perché Gesù parla qui, e per sentire quella voce vuole silenzio assoluto. Ecco perché la Chiesa, prima di ogni altra cosa, è il luogo di preghiera. Ecco perché durante la Santa Messa ci stanno i cartelli fuori, non ci sono visite turistiche. E anche quando ci sono fuori della Santa Messa, devono sempre venire nel rispetto di chi qui sta parlando con Gesù. Questa è la cosa principale. La seconda cosa, un po' più difficile, che nell'Eucaristia, cioè, se uno ci crede, sì, forse Gesù c'è stato. Adesso ne dico una più grossa. Dove si incontra Gesù? E qui cascano molti. Sapete dove si incontra? Chi è che fa le veci di Gesù sulla terra? La Chiesa. La tanto bistrattata Chiesa. Voi sapete quanta gente tuttora oggi dice: ah, io ci credo in Gesù Cristo, eh? Ah, però la Chiesa, diciamo, la perde qui. I preti, i vescovi, i cardinali, i papi, a Sermoneta ci sono stati lì in Borgia, quindi stanno tutti quanti ancora con mezzo diavolo per capirlo, non diciamo non insieme, quindi se su per carità non si risponde, ah no, ma perché c'è? Solo che c'è un piccolo problema, che Gesù stesso ha lasciato, come abbiamo sentito nel Vangelo, un mandato agli apostoli. Che cosa ha detto? Mi è stato dato ogni potere. Cioè, voi, gli undici, tutti meno Giuda, che aveva pensato male di fare altro, andate in tutto il mondo. Che cosa dovete fare? Uno, ammaestrate tutte le nazioni, cioè predicate. Quindi, capato Gesù nei 3 anni di vita pubblica, ha predicato. Cosa fanno gli apostoli e i loro successori, il Papa, il Collegio dei Vescovi, coadiuvati dai presbiteri? Predicano la parola di Dio, esattamente la stessa che predicava Gesù, che hanno predicato gli apostoli, come a noi è arrivata dopo 20 secoli di storia, tale quale. E come se tu ascoltavi Gesù in persona e credevi a quello che ti dicevi, che diceva, scusate, ti convertivi, ricevevi immediatamente la salvezza, così se tu ascolti la predica dell'ultimo poveraccio tra i parroci del pianeta Terra, che ti parla in nome di Gesù e ci credi a quello che dice, tu incontrerai il Signore, senza nessuna differenza. Poi, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco l'altra dimensione. Gesù non sta presente soltanto nell'Eucaristia, ma nel battesimo, che è il primo dei sacramenti, e in tutti i sacramenti. Oggi non sempre si è consapevoli dell'importanza dei sacramenti. Guardate quanto è in crisi il sacramento della confessione. Oggi, fedeli, spero non voi, ma sono dati a livello mondiale, si confessano poco e non bene. E molte volte scavalcano la confessione e vanno tranquillamente direttamente a farsi la comunione, come diceva Gesù in croce, non sanno quello che fanno, quindi facendo il più grave peccato che si possa fare in assoluto, non è la bestemmia, non sono nemmeno gli atti impuri che sono comunque peccati mortali, ma è farsi la comunione senza stare in grazia di Dio. E dicono a maestri di spirito che se tanzate a fare una cosa di questo, neanche se facessi penitenza monastica per tutta la vita, potresti riparare un peccato così grave, capite? Quindi non soltanto la confessione in crisi, però qual'altro sacramento in crisi? Matrimonio. Cioè, oggi non c'è soltanto il problema di molte persone che si sposano al comune o che convivono, cose di questo genere. È un problema, ma è un problema dipendente dalla totale incoscienza. Cioè, non è che c'è, dico, ma se il nostro Signore ha istituito un sacramento, giusto? Cioè, sarà un motivo, no? Non vorrebbe da fare una battuta un po' dissacrante. C'era una volta un film comico, non lo faccio, speriamo lo signore perdona, con Carlo Verdone, che a un certo punto dovevano fare l'imbroglio e dice: senti un po', facciamo così, te togli la milza, e così cominciamo. E quello dice: scusa, ma se il nostro Signore aveva fatto la milza, ma se tanto non serve a niente, ma no, ma se il nostro Signore la milza l'ha fatta, ma servirà qualcosa, perché Dio non fa cose inutili. Quindi se c'è un sacramento che è matrimonio, dice: ma gli uomini sono sempre sposati, certo. Allora, siccome gli uomini si sposavano prima di Gesù Cristo oppure no, secondo voi, sì? Facevano i figli prima di Gesù Cristo, sì o no? Sì,
D'accordo? E perché Gesù Cristo ha istituito il sacramento? Scusate. Allora, non dico che uno lo debba capire, perché poi, ecco, formandosi lo capisce, ma almeno deve farsi la domanda. Ma scusate, il nostro Signore fa le cose inutili? Oppure non è sufficientemente intelligente per capire che questa cosa non serve a niente? O c'è qualche problema da parte mia? Capite? Quindi, dico queste cose, chiaramente, capite il senso, no? Cioè, nei fedeli, oggi, non c'è questa percezione. Quanta gente dice, vabbè, io credo e mi prego, il nostro Signore Gesù Cristo a casa mia. Non è che non ti puoi pregare il nostro Signore Gesù Cristo a casa tua, per carità, prego, d'accordo, Gesù Cristo ti può pregare dovunque, a casa, in montagna, a me piace tantissimo pregare all'aperto, sui monti, immerso in quel grandissimo capolavoro del Signore che è la creazione. Però un conto è fare la preghiera, un conto è incontrare Gesù con la sua azione salvifica, che si incontra solo nei sacramenti, perché li ha istituiti lui. I padri dicevano, quello che era visibile di lui è passato nei sacramenti. I sacramenti della nuova alleanza sono 7, non 6, tutti tranne il matrimonio, o 5, tutti tranne il matrimonio e la confessione, sono quelli un pochino oggi un po' più ostici che comportano purtroppo responsabilità, sono 7. E dobbiamo imparare a celebrarli, non dico tutti perché i preti non ci diventano tutti, al matrimonio non si sposano tutti, insomma, però i vescovi non ci diventano tutti, però non possiamo farne meno. La terza cosa, dove si incontra Gesù? Ancora, sempre attraverso la mediazione della Chiesa, ma insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, i comandamenti. Voi sapete che cosa serve la vita della Chiesa? La vita della Chiesa serve a 3 cose. La Chiesa custodisce la fede autentica, quindi è mediatrice di quella che è la verità che ogni uomo cerca. La Chiesa custodisce i mezzi di salvezza che Gesù ha istituito, che sono i sacramenti, e la Chiesa gli indica anche la via da percorrere, perché Gesù non ha soltanto insegnato la verità, ha anche chiamato bene il bene e male il male, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Anche qua, i comandamenti sono 10, non sono 9, o 8, o 7, o 6. Anche qui non è frequente sentire dire, ah sì, io ci credo io, però i rapporti prematrimoniali, giovanotti, ah io non c'è niente di male, per me non c'è niente di male, ma per te non c'è niente di male, però c'è un sesto comandamento che dice un'altra cosa, o no? Ah io, e fasse una carne che problema c'è? Insomma, fasse una carne che problema c'è, c'è il quinto comandamento che dice non uccidere, dice, ma non si muore le canne, non si muore le canne. Non uccidere vuol dire anche non mettere a repentaglio la tua salute e non menomare quel corpo e quel cervello che il nostro Signore ti ha dato, non perché lo fai inacquartire con le carni, ma perché lo usi per fare cose buone e utili alla società, eccetera, capito? Ah, sì, è tutto bene, ma se uno va a messa una volta la domenica, allora non mi sta a fare troppi problemi, mandava e ci sono andato, sarà mica la fine del mondo. Per me no, d'accordo, io sono parò, ma il nostro Signore ha detto, ricorda di santificare le feste. Io dico sempre, non quasi tutte le feste, ha detto le feste, d'accordo? Cioè tutte le domeniche e le feste comandate. Voi sapete che le feste comandate, almeno in Italia, sono 6, quelle bisogna santificare. Cioè, non è che ti si può dare la dispensa, né noi possiamo darci le autodispense. Quindi, ecco perché, guardate che la Chiesa, ve lo dico, la Chiesa bisogna prima è criticata. Non è che bisogna ignorare che possono esistere delle cose, perché c'è una piccola differenza per concludere. Che Gesù ha fatto tutte quante le cose in maniera perfetta, credo che su questo siamo tutti d'accordo, non so se abbiamo qualche dubbio. Nella Chiesa si fanno tutte le cose in maniera perfetta? No, ma se fanno comunque, d'accordo, come se fanno è sufficiente perché producano buoni effetti, perché il nostro Signore non permette, d'accordo, che noi uomini di chiesa, e anche voi, membri della chiesa, come voi state in mezzo, non è che sei sempre tutta colpa portato dai preti della gerarchia, che combiniamo poi troppo grande, tant'è vero che sono 2000 anni che la chiesa prosegue il suo viaggio. Domanda, voi sapete, conoscete qualche altra istituzione? Facciamo finta che la chiesa non sia di origine divina come è, facciamo finta che è un'istituzione umana, che sarà soppintata agli uomini, come qualcuno pensa. Voi conoscete qualche altra istituzione che è stata o che è sul pianeta Terra, che ha 2000 anni di vita? Abbiamo battuto pure l'impero romano,
perché l'impero romano d'Occidente è cascato nel 476, quindi dal 753 che fu fondata Roma al 476 sono circa 1100 anni, ma abbiamo battuto pure la caduta dell'impero romano d'Oriente, che era intorno al 1200, quindi 1200 più 753 fanno 1955 circa, e noi siamo arrivati nel 2017, abbiamo battuto tutti, capite? Poi l'impero romano d'Oriente non è più impero romano, non ci sta più. E come mai secondo voi? Voi sapete che anche i nemici della Chiesa continuano a credere con tutte le bombe che la Chiesa distrugge, bombe dall'esterno, gente che voleva distruggerla, avete visto, è fatto di cronaca, facciamo una preghiera, che poveracci dei morti, l'altro ieri l'hanno fatta saltare in aria, continuazione, quindi le persecuzioni non sono mai finite. E purtroppo a volte, questo è anche successo, ne ho parlato San Giovanni Paolo II nel 2000, a volte anche un comportamento non molto esemplare di qualche membro della Chiesa che certamente non ha aiutato, diciamo così, al suo splendore. Nonostante questo, siamo ancora in piedi. Perché? Perché Gesù ha lasciato la Chiesa come strumento di contatto con Lui. Per quanto sia imperfetta, e come dicono i documenti, sempre in cammino e bisognosa di purificazione, penso che sappiate tutti quanti benissimo quanto l'attuale pontefice si scola su questo punto e neanche un testimone diretto e credibile di questo, quindi della Chiesa in cammino e bisognosa, ecco, di purificazione continua, sapete, si sta sempre a dire per favore pregate per me, lo sentite, no? Per favore pregate per me, se fosse già perfetto che ci preghi a fare, lui pregate pure per me, dico pure io, quindi molto molto volentieri, come io prego per voi, siamo tutti in cammino, ma in cammino con il Signore, ecco, e pur nella nostra povertà e miseria, veramente io ve lo assicuro, sono testimone, nella Chiesa si incontra il Signore, nell'Eucaristia, nei sacramenti, nella parola, nel Vangelo, nei comandamenti e con gli uomini di Chiesa che pur poveramente, con la loro umanità misera, sono però al servizio e aiutati dal Signore, portano in alto la parola di Gesù e la salvezza che Lui ci ha portato. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni non solo un grande amore al Signore, ma anche un grande amore alla Chiesa. Noi preghiamo sempre per la Chiesa, amiamo la Chiesa e difendiamo la Chiesa. Guardate, quando parliamo male della Chiesa, parliamo male di noi, perché noi siamo membri. Ecco. Quindi, con l'aiuto del Signore, così sia. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.